Certo, le fake news ormai sono una realtà quotidiana, secondo me, e ogni soggetto deve essere capace anche di discernere, di comprendere quali sono le notizie sbagliate, e evidentemente ce ne sono molte che sono, diciamo, inverosimili, però bisogna essere appunto preparati con il proprio bagaglio culturale a capire che è una, in realtà una fake news. E alla missione di comunicare il vero, secondo me, hai se stesso in prima linea e poi agli altri. Quindi se la persona non capisce cosa è giusto e cosa è sbagliato in prima persona, non può sicuramente comunicarlo agli altri. Quindi la missione è personale, comunicare il vero o comunicare il falso, e questa questione è una questione che si deve porre il giornalista in sé. È bene che arrivino notizie da tutti i punti, da tutte le fonti possibili e immaginabili. È bene che questa enorme disponibilità di notizie sia accompagnata dalla capacità che ognuno di noi ha di selezionarle. E questo si fa anche grazie alla credibilità di chi emette la notizia. Quindi il tema della grande libertà di dare informazione e di ricevere informazione va di pari passo con quello della credibilità del giornalista. Molti giornali scrivono, molte trasmissioni dicono notizie che poi si verificano essere false, quindi penso che se si può fare, forse è molto tutelata la libertà d'espressione. Ciò che conta è il modo e anche il contenuto. Alcune cose devono essere filtrate, perché se vanno contro la dignità di una persona o di un popolo, secondo me in quel caso c'è bisogno di un filtro, mettiamola così. E la modalità di espressione è molto importante, perché non deve essere aggressiva per arrivare alle orecchie di chi ascolta. Il giornalista sa che la verità esiste, ma non può essere mai certo che sia quella che sta dicendo lui. Il primo da mettere sotto critica deve essere il giornalista stesso, da parte del giornalista. Allora bisogna guardare con attenzione e critica gli altri, ma anche se stessi, perché si può sempre sbagliare. Nel momento in cui si sbaglia bisogna sempre dirlo. Non so bene in ambito giornalistico se appunto i giornalisti si sentano liberi di esprimere le proprie opinioni, oppure abbiano sempre un po' il timore di essere in qualche modo limitati oppure querelati. Il giornalista è un mestiere che non farei mai, perché se vuoi fare il giornalista vero ti scontrerai con non sono tutti per bene, no? Vai a fare un'indagine su una persona pericolosa e quello che fa? Sta zitta. Il giornalista è una missione, perché tutti i mestieri sono pericolosi, hanno del pericolo in minima parte all'interno. Mentre la guardia magari è pagata per fare quello, diciamo, è il suo mestiere, carabinieri per esempio, il giornalista lo fa per puro spirito, diciamo, di informare le persone, no? Tu rischi la vita per darmi un'informazione e poi non facciamo assolutamente niente noi. Ci siamo messi un bel servizio, poi tu rischi la vita e io me ne vado a dormire. Se un giornalista corre un pericolo, questo è segno che la società in cui lavora il giornalista è malata. Il giornalista deve svolgere il proprio lavoro con rigore, ma il lavoro del giornalista deve essere rispettato ovunque e comunque. Ma attenzione, perché il lavoro del giornalista deve, diciamo, è messo in pericolo non solo dalla violenza, è messo in pericolo anche dall'interesse, è messo in pericolo dalle tentazioni. Non necessariamente un giornalista finisce in carcere, ma un giornalista può potenzialmente essere comprato. Allora, attenzione, perché le regole di ogni professione sono basate sul rispetto che si ha della professione e sul rispetto che la professione ha di se stessa.